Ah, salve, senta, io ho appena ricevuto dal suo collega del negozio di Venezia i documenti, le fatture, insomma, della vostra collaborazione con la produzione di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ecco, guardi, vanno benissimo, le confermo allora a questo punto il nostro interesse e disponibilità a realizzare un piccolo documentario, insomma, un reportage. Allora, io direi che l'idea di realizzare o di raccontare la storia che c'è dietro la creazione delle maschere di Eyes Wide Shut risale ad alcuni anni fa, cioè all'epoca in cui, studiando all'università, ho avuto modo di leggere un libro di un critico francese chiamato Michel Simann, che ha intervistato Kubrick diverse volte. Facciamo conto che l'idea delle maschere, di fare le maschere, era nata verso gli anni 80, quando il carnevale veneziano ha ripreso un po' ad essere popolare, anzi la gente se l'è ripreso e le manifestazioni si facevano ogni anno. E ho provato verso l'80-82 a fare delle maschere, sono venute delle boiate paurose. Non era il tempo, però ho continuato un po' a studiare, vedere, eccetera. Ecco, poi ovviamente uno degli aspetti importanti che più mi affascinava, perché ero già come spettatore, poi come cultore dell'opera kubrickiana, c'era il fascino che emanava la maschera che viene indossata da Tom Cruise nel film. Comunque, queste maschere qua, che sono le più semplici apparentemente, sono le più complesse, le più difficili. Ecco, da questa è venuto fuori questo, cioè allora diciamo che è stata impiallacciata, decorata con macramè e craquelè. Jane Harlan è stato qui verso la fine giugno del 1997 e ha ritirato le maschere che ha scelto nel nostro negozio, la prima volta il 27 giugno 1997, il 4 luglio 1997 e poi il 18 settembre 1997.